Amiche e amici, qui Oksana Fedi che vi parla. Oggi vorrei regalarvi una meditazione, un altro rito, purificazione della vostra linea familiare. Chi di voi ha già fatto un'altra pratica, il rito 4 in 1, rimozione di maledizioni, eliminazione di entità, larve, purificazione di se stessi? Può passare a questa fantastica esperienza. Questa pratica proviene dalla scuola spirituale russa, nella quale ci hanno insegnato come possiamo liberare le persone dalle entità, purificarli e come, in questo caso di questa meditazione, possiamo riacquisire la nostra forza, la nostra gioia, la nostra pienezza, la nostra consapevolezza e esperienza che risale dai nostri antenati. E allora, chi di voi ha già fatto la purificazione, il rito 4 in 1, eliminazione di maledizioni, purificazione di se stessi, eliminazione di entità e le larve, può completare con questa pratica meditativa. In che cosa consiste? Noi tutti abbiamo la nostra linea familiare, abbiamo tantissimi parenti a quali magari non li conosciamo, non sentiamo, con quali magari abbiamo litigato, quali che sono antipatici, si trovano lontanissimo e non troviamo mai neanche un minuto per mandare un messaggio o chiamarli per chiedere come state. Ma tutto questo è completamente sbagliato perché la nostra linea familiare, il nostro albero genealogico, è un albero talmente folto e talmente pieno di energie vitali che quando abbiamo un escluso, questa energia, questa forza non riesce a essere completa. Immaginate il canale familiare come un organismo vivente, perché indietro le vostre spalle ci sono tutte le vostre antenate, alla vostra destra c'è il vostro papà, alla vostra sinistra c'è la vostra mamma, indietro loro ci sono tutti altri parenti e questo forma proprio l'organismo vivente. E andamento di questo organismo vivente, la sua forza, unione, la sua integrità influisce molto bene e direttamente anche sul nostro destino. Perché linea familiare ci nutre, ci insegna, trasmette la sua consapevolezza, trasmette i segreti dei nostri antenati che vengono trascritti e tramandati non solo alle nostre ai racconti dei nostri nonni, ma anche a livello cellulare, a livello di nostro DNA. E allora, oltre a questa pratica che faremo adesso, vorrei dirvi: cercate di ricostruire il vostro albero genealogico, connettetevi con la egregora della vostra famiglia, dai vostri antenati, perché la forza che c'è dentro in questo organismo vivente e voi sottovalutate perché a livello spirituale il valore è veramente inestimabile. Passate il tempo con i vostri genitori, con i vostri nonni, prendete i vostri album familiari, iniziate a sfogliare, iniziate a chiedere anche come erano i vostri nonni, come erano i bisnonni, che carattere avevano, che qualità avevano, che successo o insuccesso hanno raggiunto, perché ogni loro passo influisce direttamente sul vostro andamento. E se noi abbiamo un escluso, magari un drogato, uno che ha fatto suicidio, uno che sta antipatico a tutta la famiglia e questa persona viene allontanata, ma questa persona fa parte di voi e se con questo rito, con consapevolezza di unione, voi non integrate le persone escluse o magari i bambini morti prematuri o abortiti, questa
strada, questo destino, come se fosse non viene unito a una sua forza che lo sostiene, e c'è rischio che questa esclusività potrebbe comportare negativamente anche su futuri discendenti, sui figli, sui nipoti. Per questo è importante, non solo per la forza e unione, ma anche per escludere ciclo ripetitivo di questo albero familiare, perché finché uno non passa questa strada, il ciclo viene ripetuto. Questi parenti esclusi magari veramente hanno fatto un grande torto a tutti quanti, magari sicuramente non si tratta di persone buone, però sottolineo un'altra volta l'importanza non di amarli, ma di accettarli, che sono uniti a voi dalla vostra linea familiare. Finché non avviene questo processo, sulla vostra linea familiare la linfa non scorre, e voi che fate parte di questa linea familiare, di quest'albero genealogico, non riuscite a vivere con pieno potere, con la forza di vostri antenati. Questo rito ha aiutato a me personalmente a cancellare anche un programma familiare. Noi da 4 generazioni avevamo tutte donne single. Avevamo le donne che si sposavano, facevano i bambini e poi i loro mariti li lasciavano. E questo programma familiare era talmente forte che a partire da me, dalla mia mamma, dalla mia nonna, dalla mia zia, sono tutte donne single. Perché ho scoperto che la mia bisbisnonna, quando il suo marito si è innamorato di una donna giovane, lui praticamente ha fatto, con aiuto di una strega, un incantesimo per far rientrare questo marito dentro la famiglia. Incantesimo è stato fatto, ma il pagamento di quell'incantesimo si è riversato su di noi, su tutte donne di nostro ramo familiare. Perciò con questo rito andiamo a purificare non solo noi stessi, ma tutta la nostra famiglia, tutti i nostri parenti. È un compito molto importante, perché andremo a cancellare i programmi familiari, i programmi di solitudine, i programmi di povertà, i programmi di giochi d'azzardo, programmi di suicidi, di vari possibili motivi. È un compito veramente bellissimo, perché assumete proprio voi essere rappresentante del vostro albero genealogico. È arrivato il momento a passare la nostra pratica. Mettetevi comodi e entriamo adesso nella fase interrogatoria, dove darete le risposte a voi stessi sulle domande che vi farò. E ora entriamo in fase 1. È necessario specificare se ci sono membri della tua famiglia dimenticati, espulsi e rifiutati. Magari si tratta di persone alcolizzate, tossicodipendenti, le persone che hanno fatto male a voi o ad altre persone, se sono stati suicidi, le persone che non ricordate più perché sono stati allontanati per vari motivi, le persone che sono scomparse e nessuno le ricorda più e non sa più niente di loro vita. Cercate di pensare chi sono e ricordare
e il loro nome ci serviranno poi nella pratica di purificazione. Queste persone vanno accettate, vanno perdonate, non bisogna vergognarsene, ma piuttosto accettarle, perché attraverso queste persone scorre questa linfa piena di energia divina che fa parte del vostro albero genealogico. E se voi non accettate queste persone, c'è un rischio che il loro destino viene poi ricaduto e ripetuto in altre generazioni, in vostri figli o i nipoti. E ora passiamo a un altro argomento importante. Dovete pensare mentalmente se ci sono ingiustizie in vostra famiglia, se manca rispetto per gli anziani o magari trattate male la vostra madre o il padre. O magari in vostra famiglia c'è molta preferenza ai figli più piccoli, trascurando i primi geniti. Vi lascio tempo di riflettere un attimo. E adesso vi chiedo di ricordare se nel vostro ramo familiare ci sono programmi tramandati attraverso la famiglia che potrebbero influenzarvi. Per esempio, potrebbero essere i programmi che vedete che nella vostra famiglia ci sono persone alcolizzate o le persone che sono soggetti a vari suicidi, se sono stati suicidi, o gioco d'azzardo, persone inclini alla fornicazione, persone che conducono una vita negligente. Fate a mente queste persone. Ricordiamo se ci sono i fatti che si ripetono da generazione a generazione. Ok, adesso vi siete ricordati, avete individuato un problema familiare e i vostri parenti espulsi e avete riflettuto sul comportamento nelle persone anziane o dei genitori. E allora possiamo passare nella fase 2. Fase 2 consiste in preghiera di perdono. Assumete una posizione comoda, potete rimanere seduti o sdraiati, non importa. È importante che siete da soli, niente vi disturba, seguite la mia voce e invochiamo il nostro Signore Creatore di tutti i mondi visibili e invisibili e i suoi gloriosi aiutanti, gli angeli e arcangeli. Fate un bel respiro profondo e buttate fuori tutti i vostri pensieri e tutte le preoccupazioni. E adesso facciamo un altro respiro profondo e un grande ispiro, liberando il vostro corpo di tutte le tensioni. E adesso un altro respiro profondo e fuori tutta l'aria, cercate di buttarla giù proprio che arrivi fino alla terra, nel nucleo
di nostra Madre Terra. Immaginate che scaricate dai vostri piedi tutta la tensione nel nucleo. Mi raccomando, nel nucleo, non nel vicino sotto di voi. Basta visualizzare e la forza pensiero trasmette tutte energie direttamente al nucleo della Terra. E ora invochiamo il nostro Creatore, angeli e arcangeli, affinché ci aiutino, affinché ci nutrano con le loro energie e ci riempiano dell'amore. E proprio qui ed ora invochiamo un flusso d'amore divino di nostro Creatore a scendere su di noi. Questo flusso di luce brillante e potente entra nella parte superiore della testa. Senti come questa luce penetra nel tuo corpo. Luce forte, potente, sta entrando nella parte superiore della tua testa e penetra tutto il corpo. Questo flusso, come l'acqua, entra in ogni parte, riempendo ogni cellula, ogni atomo di luce divina. Invita mentalmente il Creatore a essere al tuo fianco, a essere presente durante questa meditazione di purificazione. O grande Creatore, Creatore di tutti i mondi, visibili e invisibili, vieni qui ora da noi, dai tuoi figli terreni. So che ci ami e ti prendi cura di noi. So che ci stai guidando. Permetti affinché la nostra coscienza ascolti sempre te e le tue guide. So che siamo nelle tue mani. Riempici di te. Guarisci i pensieri negativi in noi. Nutrici dalla tua fonte interiore. Aiutaci a riconoscere e manifestare la tua essenza divina in questa sessione. E ora ascolta il tuo corpo, prova a percepire la sua presenza nella stanza. Può essere un leggero soffio, un sfioro, una leggera brezza vicino al tuo viso. Può essere un profumo gradevole. O il nostro spirito porta tutti i nostri pensieri, tutte le nostre parti in armonia con il flusso della vita. Ripristina in noi l'unità e l'integrità in armonia con te. Invochiamo la tua forza, la tua saggezza, la tua protezione, la tua presenza, il tuo splendore, i tuoi gloriosi angeli e arcangeli. Con la tua presenza proteggiamo questa meditazione di purificazione da tutti fonti negativi. Ti chiediamo di porre su di noi la tua cupola divina. Ti chiediamo di non permettere su di noi alcuna influenza negativa esterna. Tutte le forze negative vengano automaticamente bloccate.
la nostra intenzione ci protegge dalla penetrazione esterna nei nostri corpi, nonché nella nostra coscienza e il nostro subconscio. Angelo custode, angelo guida, so che siete sempre accanto a noi. Prova a sentire, percepisci queste energie divine che fluiscono in tutto il tuo corpo. Ricordiamo che si tratta di energie divine. Il Dio non ha le braccia, non ha le gambe. Dio ha una energia e questa energia adesso sta entrando in tuo corpo. Senti, percepisci. Senti la vibrazione. Senti come il tuo sangue scorre liberamente attraverso tutte le arterie. Ascolta il tuo corpo. Senti una piacevole sensazione di formicolio alle gambe, alle mani. E ora condurremo una sessione di pulizia familiare e potrai scoprire un nuovo percorso per raggiungere il successo, la ricchezza, la guarigione e la conoscenza di sé, la consapevolezza. Preghiera per il perdono e la purificazione dell'albero genealogico. Ripeti e fai una pausa per lasciare passare l'energia della preghiera. Io pronuncio la frase e voi ripetete dopo di me. Io, dite il vostro nome, come rappresentante della mia famiglia, chiedo perdono al Creatore per tutte le azioni sbagliate della mia famiglia, per tutta l'inconsapevolezza della mia famiglia e per tutti i comportamenti che le hanno distrutti. E comportamenti che hanno distrutto altre persone. Chiedo perdono al Creatore, ripeti, per tutto il male che i miei antenati hanno fatto a se stessi e alle persone. Qui dovete specificare il peccato e il nome della persona. Se persona ha fatto un suicidio, omicidio, alcolismo o qualsiasi altra cosa. Avete pensato a queste persone e ripetiamo ancora. Chiedo perdono al Creatore, ripeti, per tutto il male che i miei antenati hanno fatto a se stessi e alle altre persone. O Creatore, purifica la mia famiglia da questa negatività proprio adesso.
perdono tutti coloro che appartengono alla mia famiglia per i loro peccati. Ricordate magari con questa preghiera se sono stati rifiutati, esclusi, lasciati da parte. È molto importante, ripetiamo ancora una volta. Perdono tutti coloro che appartengono alla mia famiglia per i loro peccati. Disconnetto la mia famiglia dal regno delle tenebre. E la unisco al regno della luce. Perdono mio padre e mia madre. Qui ricordate anche i dettagli, magari qualche ingiustizia che avete subito dai piccoli, dalle persone che avrebbero dovuto amarvi più di ogni cosa. Ricordate tutti i dettagli, vi lascio il tempo. Visto che è molto importante, ripetiamo un'altra volta, ripetete dopo di me. Perdono mio padre e mia madre. Perdono i miei nonni. Invoco l'Arcangelo Michele e i suoi angeli di purificazione in questo momento. Venite e purificate la mia famiglia con la vostra brillante fiamma blu. Continuate a ripetere dopo di me. Accetto la mia famiglia e il mio posto in questa famiglia. E perdono me stesso e la mia famiglia per tutta la negatività. Perdono me e la mia famiglia per tutto ciò che è stato difficile. Perdono me e la mia famiglia per tutto ciò che è deprimente che abbiamo attraversato. O grande creatore, io, dite il vostro nome, come rappresentante della mia famiglia, ti chiedo attraverso di me di benedire la mia famiglia. Coloro che vivono ora e le generazioni future della mia famiglia. O Creatore, ripetete, passa attraverso di me proprio ora. È il tuo flusso purificante di luce. Il tuo amore curativo e purifica tutti i programmi negativi nella mia famiglia.
liberami da giuramenti distruttivi, dall'ignoranza, purificami dagli eccessi, sentimenti di dovere e colpa. Lascia andare le paure e le lamentele nella mia famiglia. Riempi il cuore di ogni membro della mia famiglia. Vivi e defunti, con la tua luce e il tuo amore. E adesso passiamo alla fase 3, preghiera per ripristinare il potere della tua famiglia. Prova a immaginare quanto segue. Sei in piedi. Immaginati su una montagna, su un grattacielo, una collina, che sei in alto, sei in piedi. Guardi il sole. A destra, dietro la tua spalla, c'è tuo padre. A sinistra, dietro la tua spalla, c'è tua madre. E ogni genitore posa la propria mano sulla tua spalla. Senti, percepisci le mani dei tuoi genitori. E adesso immagina che dietro tuo padre, nello stesso ordine, ci sono i suoi genitori. E anche dietro la tua madre ci sono i suoi genitori. Percepisci questa unione. E anche i nonni mettono le mani sulle spalle di madre e padre. E adesso immagina anche indietro i tuoi nonni, i tuoi bisnonni, che sempre appoggiano la mano. E già questa energia inizia a arrivare direttamente a te. Senti, percepisci? Ma anche indietro bisnonni ci sono i loro genitori che appoggiano le loro mani sulle spalle. E vai mentalmente ancora indietro. Percepisci questa vibrazione? Percepisci questa forte energia che sta salendo dal basso in alto, questo potere, quante vite, quante storie, quanti successi e insuccessi, quante esperienze si sta tramandando attraverso le loro mani. Che ricchezza, che potere, che forza! Dentro di te scorre loro energia. Sei il canale vitale di tutto il tuo albero genealogico. Cerca solo immaginare grandezza. Immagina questa piramide. Anche quelle lontane generazioni che non conosce più, però loro ci sono lì, in basso, con le loro mani sostengono
quelli che sono davanti. Sostengano e trasmettano il loro sapere, le loro esperienze. Immagina queste persone sotto forma di figure, come delle sagome. Il risultato è una tale piramide con te in alto. Tu sei in alto e formate 128 persone. Alla tua destra c'è il ramo maschile paterno, a sinistra il ramo femminile. Percepisci, immagina. È bellissima questa sensazione. E adesso ripeti dopo di me. Con gratitudine per il dono della vita, abbraccio e benedico tutta la mia famiglia. Immaginate di abbracciare tutti i vostri antenati, sono lì. Senti come scorre energia, abbracciali mentalmente, tutti quanti. Vai con il pensiero indietro, indietro. Mandali il tuo amore. Ripeti adesso dopo di me. Nel nome del Creatore esprimo la mia intenzione. Ripristinare le connessioni interrotte nell'energia della mia famiglia. Ripristinare le connessioni interrotte nell'anima della mia famiglia. Voglio includere e unirmi all'anima della mia famiglia. Includo e unisco tutti i membri espulsi e dimenticati della mia famiglia. Includo e unisco a tutti i non desiderati, rifiutati, privati di amore e di sostegno. Tutti i non nati, respinti prima della loro incarnazione. Includo tutti rifiutati e dimenticati. Continuate a ripetere dopo di me. Nel nome del Creatore esprimo la mia volontà di trasformare le energie negative di separazione, di rifiuto e distruzione nelle energie dell'amore, nelle energie dell'unità a tutti i livelli,
e in tutte le generazioni, in tutti i destini della mia famiglia. Nel nome del Creatore accetto il potere della mia famiglia con gratitudine e amore. Nel nome del Creatore, d'ora in poi e per sempre, il flusso di luce, saggezza e amore della mia famiglia scorre liberamente attraverso di me. Scorre nella mia vita e nelle vite future, a beneficio dei miei cari antenati discendenti, dell'umanità, della terra, dell'intero universo. Ripetete sempre: nel nome del Creatore benedico la mia famiglia. E adesso cerca di immaginare che la tua benedizione sta raggiungendo tutti i tuoi antenati. Visualizza. Invia questo flusso di luce del cuore alla tua famiglia. Senti che adesso, uno ad uno, tutti i membri della tua famiglia, i tuoi antenati più lontani, iniziano a illuminarsi, si accendono come piccole lucine. Senti quanto luce stanno procedendo, accendendo uno dopo l'altro. E senti che forte luce stanno creando. Tu sei in alto, sopportato da tutta luce che c'è sotto di te, ma è arrivata dal tuo cuore, dal tuo amore, dal tuo perdono, dalla tua accettazione di loro vite, loro esperienze, loro sbagli, i loro successi. La luce diventa sempre più forte e ti dona un'energia divina, ti completa. Questa energia sta riparando tutti questi tasselli che magari erano vuoti, dove mancava quella linfa vitale della forza di tutta la tua famiglia. Tutti loro e anche te hanno partecipato nella formazione di tuo DNA. Facciamo ancora la preghiera al nostro Creatore. Ripetete dopo di me. O Creatore, so che ami me e ciascuno dei miei familiari. Siamo tuoi figli. E ti chiedo di unire la mia famiglia
al regno della luce. E adesso immagina che stai aprendo le braccia e dalle braccia escano le tue energie che si uniscano al nostro Dio creatore, alla luce. Grazie Padre Celeste. Inizia a sentire come il tuo cuore adesso gode questa benedizione, beatitudine, che il tuo cuore è pieno dell'amore, che è iniziato a splendere ancora più brillante e illuminare tutto il tuo albero genealogico, la tua piramide. Tu sei rappresentante della tua famiglia, hai un compito molto importante, un compito di unire tutti nell'amore, nella luce. E adesso immagini che dalle tue spalle si aprano due enormi ali, ali di sostegno da parte della famiglia della madre e della famiglia del padre. Ringrazia mentalmente i tuoi genitori, immagina i tuoi nonni e tutte le 7 generazioni della tua famiglia. Ringrazia per il loro sostegno e aiuto. E che le ali immaginare che hai indietro la tua schiena e il tuo sostegno e sono sempre con te. Senti, percepisci. Ricorda di questa forza, di questa linfa vitale in qualsiasi momento, quando sei sconcertato o sconcertata, quando in difficoltà, quando ti sembrerà che la vita non ha più via d'uscita, quando tutto si mette attraverso. Ricorda l'esperienza di tuoi antenati, delle loro vite, di quello che hanno passato loro e hanno tramandato da generazione a generazione per arrivare a te. E devi capire che non hai scuse di arrendersi. La vita è un'esperienza. La vita è l'amore, scopo della vita, che attraverso di te e di tuoi antenati diventi braccia, gambe, occhi del nostro Creatore. Attraverso di te il Dio Creatore crea il mondo, e come sei te, così sarà il mondo e le persone che ti circondano. Immagina questo circolo della vita, quanto potente e importante in te,
e da te tutta questa esperienza va trasmessa ai tuoi figli, ai tuoi nipoti. E un giorno la tua esperienza, la tua forza, la tua capacità di superare tutte le difficoltà, la tua capacità di raggiungere obiettivi e gioire a questo raggiungimento, i tuoi successi verranno trasmessi anche ai futuri generazioni. E allora la tua forza, la tua vitalità, la tua esperienza, la tua consapevolezza, la conoscenza, la tua voglia di scoprire il tuo ruolo in questa vita, perché sei nato e supportato da 127 persone che stanno indietro te, servono per continuare la vita, per trasmettere insegnamento divino, per essere una persona consapevole, dotata di grande cuore, pieno di amore verso umanità, verso la natura, verso animale, verso l'universo. Ricorda queste vibrazioni, queste frequenze. La tua famiglia unita e il tuo ruolo molto importante, perché fai parte di rappresentare tutta la tua famiglia. E adesso la nostra sessione è arrivata alla fine. Ringraziamo mentalmente il nostro creatore di tutti i mondi visibili e invisibili, di tutti i livelli, dimensioni. Ringraziamo i nostri angeli e arcangeli che hanno partecipato e protetto questa sessione di purificazione e unione. Ricordatevi sempre che noi non possiamo vedere e toccare Dio e gli angeli con le mani, ma visto che sono le energie coscienti, le possiamo percepire. Basta volere, basta sentirli con il cuore, basta fermarsi un attimo e smettere di pensare delle difficoltà che ci circondano e semplicemente guardare il cielo, le nuvole, sole, guardare la natura, osservare i comportamenti dei nostri animali, osservare la pioggia. Ogni secondo di nostra vita ha una immensa importanza per tutto l'universo. La tua vibrazione positiva di tuoi cari e dei tuoi familiari, creano queste energie più potenti. E se tutte le persone potessero diventare consapevoli e coscienti e vivere nell'amore, non ci sarebbero più guerre, non ci sarebbero più ingiustizie, perché la forza dominante delle energie positive schiaccerà questi miseri esseri infernali che ci buttano l'umanità a vibrare negativamente dalla paura, dalle ingiustizie, dalle guerre, da queste ricchezze spropositate, liberando il mondo dalla povertà. Riflettiamo su questo. Tutto dipende da noi, tutto facciamo noi con le nostre mani. Il Dio ci ha dato libero arbitrio. Non a caso
per ogni cosa che noi facciamo ci chiedono la nostra firma, il nostro consenso. E allora pensiamo di essere consapevoli prima di firmare un contratto o un accordo. Non si sa mai che questo accordo potrebbe essere anche con le forze oscure. Vi auguro di vivere nella luce, nella serenità, nel benessere. Vi auguro che il nostro mondo possa risplendere in sua bontà, che il potere divino possa gioire che il Dio attraverso noi, i suoi figli, ha realizzato migliore opera della sua creazione, un mondo fantastico, un mondo divino. Non dobbiamo chiedere dov'è il Dio quando è ingiustizia, dobbiamo chiedere chi ha fatto questa ingiustizia, mani di chi hanno commesso questo atto di violenza. Ha commesso un figlio di Dio inconsapevole. E allora cerchiamo di diventare tanti, 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 tanti. E così il nostro mondo avrà molte più possibilità di raggiungere al più presto il paradiso terrestre in quale potremo vivere noi, i nostri figli, i nostri nipoti. Vi ringrazio della vostra attenzione, mi sono commossa. Queste cose vi dico spontaneamente, che escono veramente dal mio cuore. Vi dico grazie che è arrivato fino alla fine. Lo so che non è facile ai nostri tempi trovare così tanto tempo per dedicarsi a una meditazione, a una pratica. E vi chiedo se veramente vi siete sentiti liberati, purificati, se questa meditazione, questo rito, questa sessione ha raggiunto il vostro cuore, che vi siete sentiti completi con il vostro ramo familiare riempito della linfa vitale. Vi chiedo di condividere questo video con i vostri amici e parenti. Ogni vostro commento, ogni vostro like aiuta a promuovere questo piccolo canale. È da 2 anni che divulgo queste informazioni e cresco lentamente. E ogni tanto mi chiedo perché certe informazioni fanno fatica a raggiungere le anime. E ci sono i canali che magari trattano gli stessi argomenti e hanno migliaia di visualizzazioni. E credo che comunque le persone che dal loro piccolo, che non prendono soldi in cambio, che divulgano informazioni, i riti per i quali alcuni sapienti oracoli del mondo esoterico prendono i soldi, io non voglio niente in cambio, voglio il vostro benessere e che condividete con unico scopo che saremo sempre di più e saremo veramente degni dell'amore di nostro Dio Creatore. Vi abbraccio tutti quanti, vi do un grande bacio da vostra Oksana Fedi e al prossimo video.